sì, Bene. Ma stasera una volta vestito normale, no, eh? Allora, le uscite le potete trovare davanti a voi, oppure dietro di voi, sì, oppure fuori da noi. Comunque. Scusate, vieni Lola. Vieni Lola, tesoro. Come stai vestito? Ha imparato fuori una parola nuova, Lola. Siediti, Lola. Sì. Scusate, ma devo fare... Ah, però, no, non togliere la mano. La vita, non si caso, eh? Questo me lo consiglio per dopo. Ne voglio uno anch'io, però. Allora, ragazzi, un attimo di pazienza. Solo un attimo, adesso devo misurare la pressione. No, lui. Allora, ragazzi, se stesso medesimo. Allora, io sto facendo queste cose per voi e voi mi fate confondere. Per noi perché? No, per voi, perché sapete che con queste nuove normative che ci sono negli ospedali, sì, cioè va che c'è un extracomunitario che non c'ha i documenti proprio a posto. Sì. Il medico può, lo sapete, lo può denunciare e farlo anche rimpatriare. Lei è straniera, sì, metti che va lì a farsi un controllino, metti che pensa che io non sono stato abbastanza attento e vuole fare un test di gravidanza, non c'è i documenti a posto, la possono mandare a casa e noi rimaniamo senza Lola, capito? Rimaniamo slolati. No, che non sia mai. Si spogli. Non è un medico, non è un medico. Mi fa vedere la laurea. Ecco. Vi siete messi d'accordo? Nel 2009 è ancora andata a cercare la laurea. Ma non è un medico. Ma quanto vale l'esperienza e la passione? Ci vogliono migliaia di lauree. Ma la laurea è importante, migliaia. Serve, è necessaria. Serve. Allora scusate, Mourinho per esempio. Mourinho per esempio, no? Non ha mai fatto il calciatore. Praticamente. Eppure allena l'Inter. Vabbè, certo, non è l'unico. Che esempio è? È anche primo in classifica, anche se c'ha sul collo la Juve, e poi scusate anche il tuo amico, quello lì, chi è? Come si chiama? Chi è? Maradona. Varen.